amministrazione comunale senza piano, comunque il sindaco di Moroso, percorrere tutte le strade possibili per fare fronte a una situazione che di oggettiva difficoltà. L'amministrazione comunale si è impegnata in una serie di iniziative che non terminano certo nemmeno oggi, perché quello che noi dobbiamo continuare a fare, e lo continueremo a fare, è quello di aggregare quanto più possibile sostegno in tutte le forme possibili al progetto del calcio di Foggia. Lanciare l'ulteriore forte messaggio alla città, perché il calcio è patrimonio della città, non può essere patrimonio soltanto del sindaco, né di tantomeno di un singolo rappresentante, specie nei momenti di difficoltà. E quindi l'idea di questa riunione, di questi giorni stamattina, è in primo luogo ribadire tutti gli appunti che ci saranno ancora, continuano ad essere graditi e richiesti. Non c'è nessuna preclusione anche a sostegno esterno o a altre formule di altri soggetti, ma nel frattempo io penso che il patrimonio della squadra, la sua tifoseria, debba prendere coscienza di questa cosa, con tutte le difficoltà del caso, e valutare se esiste la possibilità di un percorso. Sostanzialmente è un progetto che, attraverso la sottoscrizione anticipata di abbonamenti pluriennali, consente di ottenere risultati che sono nell'interesse della società, ma anche nell'interesse del tifoso. Sinteticamente, l'offerta, tra virgolette, simbolicamente a questa sigla 2x6, sostanzialmente l'acquisto di un pacchetto di un'unica soluzione entro il 26 luglio del settore a scelta per 2 anni consente da diritto a 4 anni ulteriori di abbonamento gratuito. Dal punto di vista formale, a come costituire anche dal punto di vista delle procedure un buono corrente dedicato, un comitato di garanti, qualcosa di questo tipo, in particolare un buono corrente specifico, che consente di far acquisire queste somme. Queste somme sono finalizzate alla istituzione della squadra. La cosa è certa che io e Silvio stiamo facendo il possibile per scendere la squadra del campionato. Però se dopo questo intervento qua non si scende la squadra del campionato, io ho fatto il possibile. Non sono colpevole di niente, vuol dire che la città merita di andare a giocare senza offendere Porta Nova. Così facevo un balletto 30 anni fa. Io ho fatto il possibile. No, se questa soluzione qua va bene, la scriviamo. Però dopo questa soluzione, se va, io me ne vado lo stesso, la consiglio al sindaco, alla società, perché io sono il problema di questa città, gli imprenditori non sono intervenuti. Quando me ne vado ci arriverò, dopo che ho lasciato Foggia, se la scriviamo così, il sindaco è padrone di darla a chi può. E sono stati altri soggetti che si sono, diciamo, avvicinati a me. Per quanto attiene alla questione stranieri e all'appartino, la sua proposta era sostanzialmente legata a un progetto industriale che non ha avuto, sulla scorta delle valutazioni tecniche, l'affidabilità tecnica, e mi limito all'affidabilità tecnica, perché potesse essere utilizzato in una città come Foggia, che già soffre delle sue difficoltà. Tra l'altro questo progetto allo stato oggi non è compatibile con le normative regionali e nazionali in tema di gestione energetica dei rifiuti. E si è pure detto che io avrei incontrato altri soggetti, il signor Esposito o altri. Sono venuti da me, io ho imparato a conoscere un po' di più il mondo del calcio, portavoci, delegati, ma quando è stato il momento di stringere non c'è stata nessuna concretezza. Io non ho incontrato un imprenditore o ancora una persona interessata all'acquisto del Foggia che abbiamo fatto un discorso concreto e che fosse compatibile con le situazioni, perché a quel punto, se così fosse stato, io avevo tutti gli strumenti anche